È incredibile come a volte la politica possa essere anche gioia, possa essere passione, non sia e non è in un certo senso un malaffare, un circolo di persone che si riuniscono solo per curare i loro interessi. Fortunatamente la politica rappresenta anche le tante donne, tanti uomini, tanti ragazzi, tanti giovani che sono scesi in piazza dopo l'annuncio della vittoria ufficiale di Giuliano Pisapia, che hanno invaso la sala stampa del comitato di Luigi De Magistris e hanno urlato la loro gioia, hanno urlato la loro gioia perché per loro si è scritta una nuova pagina, una nuova storia, forse un nuovo modo di far politica. Staremo a vedere. Noi, come al solito, non faremo sconti a nessuno, e in quanto blog wellditaly.net, e vedremo un po' come si muoveranno questi due nuovi astri nascenti della politica amministrativa, come li hanno definiti alcuni. Certo è che mazza che legnata che hanno preso quelli del PDL, eh? A guardare bene i dati, c'è da che sorridere, da che. Qualche settimana fa Berlusconi diceva che queste elezioni non avevano una valenza politica per il governo nazionale, quando poco prima aveva detto tutto il contrario. E se adesso si vanno a guardare i dati, capite bene che abbiamo a Milano Pisapia che vince col 55,1% contro un misero 44,9% della Moratti, che sembrava una macchinetta. Durante la sua conferenza stampa continuava a ripetere: "Voglio mettere a disposizione il mio patrimonio di fiducia per Milano". Poi qualcuno gli chiedeva: "Sì, ma per caso la sconfitta è stata causata anche dal significato politico introdotto da Berlusconi?" E lei rispondeva: "Voglio mettere a disposizione il mio capitale di fiducia per Milano". Cioè, qualunque domanda gli si facesse, lei rispondeva sempre la stessa cosa. Infatti si vedeva che leggeva tipo su un foglietto che forse gli aveva passato Capezzone, chi lo sa. Abbiamo a Napoli un straordinario risultato di De Magistris, che non si aspettava neanche lui, mi sa, con un 65,4%. E Lettieri, il famoso candidato di Cosentino, tutti a dire no, il candidato di Cosentino, e ha avuto, diciamo, quel che si meritava dopo finti incendi, finte aggressioni, sempre opera di questi centri sociali. Si è fermato a un 34,6. E la cosa mi deve far pensare perché al primo turno c'era un risultato, c'era un piano dei risultati opposto, e cioè avevamo Lettieri al 38,5 al primo turno, 2 settimane fa, mentre De Magistris al 27,5. Quindi addirittura quelli che avevano votato Lettieri al primo turno, o comunque buona parte, sono stati convinti in corsa a dare il proprio voto a De Magistris. Hanno perso talmente fiducia nell'ex presidente dell'Unione degli Industriali di Napoli, che hanno deciso di consegnare la città a Gigio Manettaro, come lo chiamano gli emissari di Libero e del Giornale. E abbiamo a Trieste altro risultato notevole. A Trieste abbiamo Cosolini del centro-sinistra che vince con il 57,5%, e Antognone del centro-destra invece che si attesta solo a un 42,5%. Cagliari, abbiamo il novello Matteo Renzi, l'astro nascente anche qui in questo caso di Sinistra Ecologia e Libertà, quello che ha vinto le primarie come Renzi contro tutto e tutti, è emerso con un sorprendente 59,4%, lasciando il suo avversario Massimo Fantola, Zedda, come dicevo appunto, 59,4%, lasciando Massimo Fantola a un 40,6% che lo trasferisce proprio di diritto come ca nuovo capo dell'opposizione in consiglio comunale. E a Rimini abbiamo Gnassi del centro-sinistra che vince con un 53,5% contro un 46,5% di Renzi del centro-destra.
Il centro-sinistra vince anche a Novara con Ballarè al 52,9%. Vince per esempio a Grosseto con Bonifazi che si attesta a un 57,3%. Vince a Crotone con Vallone al 59,4%. A Pordenone con Pedrotti al 59,6%. Insomma, si può dichiarare di un certo senso soddisfatto il centro-sinistra, anche se in molte città non è per merito, non è certo per merito suo che si è arrivati a una vittoria con un determinato candidato, visto che a Milano il candidato era il candidato di Vendola, a Cagliari era il candidato di Vendola. Quindi, diciamo, due città così importanti dove il centro-sinistra non è riuscito a esprimere un candidato proprio, in particolar modo il Partito Democratico non è riuscito a indicare un candidato proprio, questo dovrebbe far riflettere, soprattutto perché Bersani ha subito attaccato il cappello come se questi due nuovi sindaci, questi due nuovi primi cittadini provenissero dalle fila del suo partito e non dalle fila del partito di Vendola. Che altro possiamo dire? Possiamo dire le reazioni, possiamo vedere le reazioni. Beh, le reazioni, naturalmente, le reazioni di Repubblica, le reazioni dei quotidiani. Repubblica, naturalmente, titola a tutta pagina: Pisapia, sindaco di Milano, De Magistris trionfa a Napoli. Berlusconi, milanesi preghino, napoletani si pentiranno. Napoletani si pentiranno. Si pentiranno di cosa? Cioè, aspettiamo, verrebbe da dire anche a uno che non si riconosce né in uno schieramento né nell'altro. Anzi, più che altro perché la prima dichiarazione di Berlusconi, strano, strano veramente, è stata effettivamente abbiamo perso. Quindi io dico, prendete atto della sconfitta, aspettate che la botta si assorbisca e poi dopo sciorinate le vostre analisi, eccetera, eccetera, fate i veggenti della situazione. E invece no, questi sono subito scatenati e una prima pagina di Libero che ha anche del comico. Rilancia la balla che va avanti da 15 anni dal titolo adesso vabbè l'ha cambiato brutto KO ma andremo avanti prendendo la dichiarazione di Berlusconi ma fino a un'oretta e mezza fa c'era un bel titolo a prima pagina ora vi tenete comunisti cioè della serie voi brutti stupidi senza cervello elettori del centro-sinistra e anche qualcuno del centro-destra e del terzo polo avete deciso di votare i comunisti e adesso scusate il francesismo, sono cazzi vostri. Adesso vi tenete i comunisti, brutti, sporchi e cattivi che riempiranno le città di moschee con De Magistris che è per i femminielli, come diceva qualche giorno fa quel fine statista di Giovanardi, Fede che va in video. E con il suo TG4 e decide di aprire con l'Afghanistan, assolutamente, cioè, assolutamente lecito. E poi dopo, facendosi serio, comincia ad annunciare, no, i risultati delle amministrative, dicendo che di lì a poco ci sarebbero stati in studio gli interventi degli esperti, gli opinionisti, eccetera, eccetera, ma che comunque era un po' inutile perché era scemato l'entusiasmo dell'attesa, capito? Della serie, adesso che sappiamo di aver perso, è quasi inutile che vi commenti anche i risultati di un'elezione, comunque delle elezioni amministrative comunque disastrose. Per le provinciali, mi sono dimenticato delle provinciali, per le provinciali le quattro province più importanti, ovvero sia Trieste, Pavia, Mantova e Vercelli, vedono a Trieste il trionfo del centro-sinistra con Poropat al 58,7%. A Pavia prevale il centro-sinistra con Bosone al 51,2%. A Mantova Pastacci, sempre del centro-sinistra, al 57,3%. E a Vercelli cade sotto l'avanzata delle truppe cammellate berlusconiane. E con Vercellotti che vince con il 50,9%. Bobba, il suo avversario del centro-sinistra, si ferma al 49,1%, quindi di poco, lo stacca di poco. Se queste elezioni hanno una valenza politica per il governo, beh sì,
che ne dica un Lupi che afferma che adesso ha vinto la sinistra, ma comunque il governo va avanti, sì, ha valenza politica, soprattutto perché il Carroccio si è affrettato a dire che questo per il PDL è una sberla. È una sberla, è un brutto colpo. E Bossi, secondo me, freme. Bossi freme, sta aspettando solo l'occasione buona per ripetere lo scenario del 94. Ricordiamo poi che nel 94 Bossi staccò la spina non per fare ribaltoni vari, come dice sempre Berlusconi e i suoi scagnozzi, ma semplicemente perché non era d'accordo con la riforma delle pensioni. Adesso potrebbe benissimo staccare la spina per una convenienza sua politica, soprattutto perché si dice in giro, diciamo così, che Bossi voglia avanzare la candidatura di un suo uomo alla presidenza del Consiglio per un futuro probabile governo tecnico, magari al posto di Tremonti. Alcuni dicono che stavano pensando a Maroni o a Maroni oppure. Qualora dovessero passare la palla al PDL, forse Pisanu, il presidente della commissione antimafia, però credo che la Lega vada a premere molto per staccarsi dal PDL e per tornare una forza autonomista, la famosa Lega di lotta e non di governo, anche perché secondo me non lo è mai stata. E comunque questi sono solo dei commenti a caldo, poi. Nei prossimi giorni avremo modo di riflettere in maniera più approfondita sul significato più profondo, tra virgolette, di queste elezioni amministrative e di riflettere su altri possibili scenari che si potranno aprire di qui a poco. Detto questo, un saluto a tutti e come sempre continuiamo a informarci. Perché siamo noi che in tempi di menzogna universale, come mi piace spesso ripetere, siamo noi che dicendo la verità siamo automaticamente rivoluzionari, rappresentiamo un po' quel senso di rivoluzione che deve pervadere il nostro paese e che oggi forse si è già manifestato facendo spirare, come dice sempre Salvatore Borsellino, un fresco profumo di libertà. Un saluto a tutti.